La parte politica, so che la politica non va molto di moda in questi tempi, eppure è una bella cosa, la buona politica, la politica fatta nell'interesse della gente, fatta con disinteresse personale come la stiamo facendo con il sindaco Filippeschi. Documento della maggioranza ce l'avete tutti, lo potete valutare. Io volevo porre l'attenzione su due problemi squisitamente politici. Dal punto di vista delle realizzazioni, l'avete sentito, il sindaco, credo siano risultati inoppugnabili, e così come positive sono le cose che faremo, spero, se i cittadini ci ridaranno la maggioranza nella prossima consiliatura. Io voglio dire questo per quanto ci riguarda. Dal sindaco Filippeschi e dalla maggioranza, e qui voglio ringraziare tutti i partiti con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, cioè qui Andrea, Piero, l'Italia dei Valori, veramente abbiamo avuto una condivisione totale dal punto di vista dei rapporti anche umani, di amicizia e di stima. Ho imparato una cosa, abbiamo imparato una cosa, che l'elemento del programma, cioè sapere cosa si va a fare, è un elemento fondamentale. Nel passato molto spesso si diceva il programma e poi dietro c'erano magari accordi politici anche abbastanza innaturali tra forze politiche che ambivano a posizioni di potere. Con il sindaco Filippeschi, lo dico senza piaggeria, abbiamo condiviso veramente un programma su grandi scelte, siamo stati chiamati a discussioni collegiali sui grandi progetti della città, dal porto all'aeroporto a tante realizzazioni che i cittadini ora possono vedere e molte altre che faremo in futuro. E quindi abbiamo detto, se c'è una valutazione positiva di questo programma, ci viene naturale, ed è il cuore politico del mio intervento e credo di esprimere anche il pensiero di tutta la maggioranza, se il programma è positivo, se tutti condividiamo i risultati che sono stati ottenuti, beh, è naturale chiedere al sindaco Filippeschi di ripresentarsi, onestamente, anche se va di moda come spettacolo, a mio parere, no? Chiedere le primarie, chiedere un confronto, il confronto è sul programma. Se c'è una valutazione positiva, se la città ha dato, come ha dato, una valutazione positiva dell'operato, della giunta e della maggioranza, quindi di tutti coloro che collaborano con il sindaco Filippeschi, è naturale, logico ed è solamente pretestuoso pensarlo in maniera diversa, riaffidare al sindaco il completamento di un programma e di una prospettiva. Questo credo è il cuore politico del ragionamento che abbiamo fatto tra le forze di maggioranza, che oggi consacriamo in maniera anche formale di fronte a voi, e che credo abbia una sua logica. Forse non è affascinante come le trovate politiche di questi ultimi tempi, ma è nella logica degli interessi della città anzitutto e dei cittadini. Noi la pensiamo così come socialisti e credo, ripeto, di interpretare anche il pensiero della maggioranza, e l'abbiamo sempre pensata così, e siamo particolarmente contenti di riaffidare al sindaco Filippeschi l'impegno, l'onere e l'onore di guidare per un altro tratto del percorso la città. Sui punti programmatici vi voglio intrattenere su due cose che a noi, anche come forza politica portatrice di interessi specifici, preme. Il primo è un fattore che forse è poco apprezzabile, nel senso che è poco percepibile, ma che è la precondizione di tutto, ed è la situazione economica del comune di Pisa. Io vi prego di vedere, trovare la situazione in cui versano tanti enti locali, sia per la diminuzione dei trasferimenti statali, perché chiaramente se diminuisce la provvista che lo Stato centrale dà al sistema delle autonomie, è chiaro che qualche problema c'è. Nonostante questo, il Comune di Pisa, anche in una visione comparativa, tiene, ha una situazione finanziaria ed una situazione patrimoniale invidiabile nel panorama degli enti locali, e questo è un risultato importantissimo perché consente di programmare in maniera autonoma iniziative di sviluppo e di mantenimento del livello dei servizi. L'ha detto il sindaco sugli asili nido, ad esempio il Comune di Pisa non ha liste d'attesa,
sulle politiche sociali il Comune di Pisa investe nonostante la diminuzione dei trasferimenti erariali. Perché? Perché oltre a dir male del governo, diciamo così, il Comune si è impegnato a reperire, a organizzarsi, a razionalizzare. Naturalmente è un percorso che deve continuare, ma è un percorso importantissimo, una precondizione che noi come forza politica abbiamo sempre apprezzato e abbiamo sempre sollecitato, perché non ci basta la protesta, ma vogliamo la proposta, e la proposta obiettivamente, vedete le carte contabili del Comune, c'è. Concludo dicendo un altro aspetto. Io ho girato qualche assemblea a cui faceva riferimento anche prima la responsabile del PD nei quartieri. Allora, Pisa, lo diceva il sindaco, è la città dei diritti, è la città che deve promuovere diritti avanzati e per tutti, contro l'omofobia, contro le discriminazioni, contro ogni forma chiaramente di razzismo e di incitamento all'odio tra le persone. Questo è fondamentale, deve essere un impegno nelle scuole, non sto a dirlo. Però nei quartieri esiste anche un problema, e l'abbiamo visto soprattutto nelle fasce di popolazione più debole. Sono quelle più fortunate che si possa permettere diciamo alcune tutele. Le fasce più deboli che risentono di fenomeni di microcriminalità e di fenomeni di degrado sociale, che giustamente il sindaco ha posto all'attenzione per quanto siano le sue competenze. Perché la parte più debole della popolazione è quella che risente di più delle situazioni di microcriminalità, di accampamenti abusivi e di altre situazioni. L'abbiamo percepito chiaramente, quindi la solidarietà in questa città, per quanto ci riguarda, si deve accompagnare ad una politica non lassista di denuncia e soprattutto di attenzione che le regole siano costantemente rispettate. Il sindaco ha preso tante critiche da un mondo che dice sempre di no e da un mondo che, per cui nulla va bene e per cui diciamo è tutto è buono per criticare, ma il sindaco, spronato dalla sua maggioranza e noi in prima linea, ha ragione, nel senso la sicurezza delle persone, soprattutto le più deboli, perché gli scippi li fanno soprattutto ai più deboli, non a chi si può permettere tutele di altro tipo. I furti sono le persone più indifese che sono soggette a questo tipo di... E quindi su questo noi diamo una piena solidarietà all'azione del sindaco, nel rispetto dei diritti delle persone, nel rispetto della dignità di ognuno, ma la legalità è un valore che ci appartiene, che anche a livello municipale deve essere costantemente riaffermato, rafforzato, in deroga a qualsiasi critica, da qualsiasi parte politica venga. Quindi questo è il nostro intendimento, noi siamo contenti come socialisti di proseguire questo cammino con il sindaco Filippeschi. Giustamente se ci sono altre forze politiche che però condividano questo programma, di cui le due cose che ho detto credo siano due delle più fondamentali per aderire al programma della maggioranza, diciamo 2.0, e quindi vi ringrazio e spero di ritrovarci in altre occasioni. Grazie.